al segno della Vergine, amici della Vergine, beh, una luna fantastica quella che transita nel segno del Toro, vicino a Mercurio. I viaggi, gli spostamenti sono assolutamente favoriti in questa giornata. Cercate di andare lontano, cercate di staccarvi dai soliti posti e dalle solite persone, cercate di vivere più tempo anche all'aria aperta, fate anche un po' di attività fisica, ne avete necessità, ne avete bisogno, ve lo chiede anche questo Marte in transito nel segno dello Scorpione, che per voi rappresenta, oltre alla casa della comunicazione, anche la casa un po' della mobilità. Non è certo la mobilità quella importante della nona casa del Sagittario, ma spesso la terza casa ci parla di mobilità, diciamo, un po' surrogata. In che senso? Telefono, rapporti anche a distanza, rapporti via mail o via iPhone, insomma, invece cercate di accorciarle queste distanze proprio a livello fisico. Andiamo al segno della bilancia.